Relazione shock su Rende. Manna sapeva di accordarsi con personaggi inseriti in un contesto criminale. Nella relazione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sullo scioglimento del comune emerge la promessa di assunzioni in cooperative o società partecipate dell'ente locale e di un intervento all'Unical. E poi i rapporti con un imprenditore di riferimento delle organizzazioni mafiose. Droga, arrestato un albanese legato all''Ndrangheta. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna contro il traffico internazionale di stupefacenti, è legata all'arresto dei due Giuseppe Giorgi in Paraguay. 31 anni fa moriva Paolo Borsellino. In occasione dell'anniversario della morte del giudice, degli uomini e donne della sua scorta morti nella strage di Via D'Amelio, l'amministrazione provinciale di Crotone ha organizzato un evento commemorativo nel corso del quale i giovani studenti sono stati protagonisti. Senza condanna, forse sarei ministro. L'ex governatore ed ex sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Scopelliti a Mendicino per presentare il suo libro Io sono libero, chiude alla politica. Sarei un pesce fuor d'acqua, troppe cose sono cambiate. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione dell'altro Corriere TV. In apertura la relazione shock sullo scioglimento del comune di Rende, secondo la quale Manna sapeva di accordarsi con personaggi inseriti in un contesto criminale. Tutti i dettagli nel servizio. Per la commissione d'accesso che ha chiesto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Rende, il cuore delle relazioni pericolose sull'asse 'Ndrangheta politica è l'appalto per il palazzetto dello sport. C'è molto altro però nella relazione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Parte del consenso del sindaco Marcello Manna sarebbe legato a scambi di favori con personaggi legati alle cosche rendesi. La relazione parla di irregolarità emerse in occasione delle elezioni del 2019 e cita una situazione in cui il primo cittadino sospeso si sarebbe avvalso della collaborazione di due soggetti controindicati per procurare voti. A uno dei due Manna avrebbe promesso in cambio l'assunzione di almeno un appartenente a ciascuna famiglia che l'avrebbe votato, all'altro invece avrebbe promesso di intervenire sull'Università della Calabria per contrastare un procedimento di recupero coattivo di locali di proprietà dell'Ateneo. E sulle relazioni del primo cittadino che si concentra parte del ragionamento che porta allo scioglimento del Consiglio Comunale di Rende per infiltrazioni mafiose. Il prefetto evidenzia la figura di un imprenditore ritenuto riferimento delle locali organizzazioni mafiose. Tutto sfocia sempre nel tentativo di aumentare il consenso. La relazione prefettizia, dunque, mette in evidenza l'esistenza di una sorta di congestione tra questo imprenditore di riferimento della criminalità e l'amministrazione comunale rendese. E quindi ancora la cronaca con l'arresto di un soggetto albanese legato all''Ndrangheta in un'operazione contro il narcotraffico internazionale condotta dalla DDA di Bologna. Vediamo. Un cittadino albanese residente in provincia di Parma è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza di Bologna. Non un arresto qualunque, l'uomo infatti farebbe parte di un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico internazionale di stupefacenti legata all''Ndrangheta in Emilia-Romagna. La misura è legata infatti agli sviluppi investigativi dell'inchiesta della Distrettuale Antimafia di Bologna che, il 30 maggio scorso, ha portato all'arresto di 41 persone e il sequestro, tra l'altro, di 40 immobili e terreni, 29 in Emilia-Romagna e 13 in Calabria. Le indagini hanno permesso di delineare il ruolo dell'indagato nel parmense, il quale in più occasioni si sarebbe prestato a effettuare la consegna di ingenti quantitativi di cocaina. L'arresto di oggi si lega a quello dei due Giuseppe e Giorgi avvenuto qualche giorno fa in Paraguay. Il 22enne e il 26enne infatti sono accusati di vari reati legati comunque al narcotraffico internazionale. Diverse decine di chilogrammi di cocaina e marijuana grazie al legame con Giuseppe Romeo Maluferro e i rapporti che quest'ultimo vantava con i cartelli del narcotraffico internazionale. Al 26enne Giuseppe Giorgi viene contestata la presunta consegna di 2 kg di cocaina il 28 agosto 2020, mentre il 26 novembre dello stesso anno, a dimostrazione della sua affidabilità, avrebbe ricevuto 15 kg della stessa sostanza e inoltre, sempre secondo le parole del GIP, avrebbe avuto la disponibilità per conto dell'organizzazione di ben 9 pistole. A carico del 22enne invece sarebbero stati accertati gravi indizi di colpevolezza per 3 cessioni di ingenti partite di narcotico facenti capo all'associazione, mentre le indagini avrebbero dimostrato come si occupasse anche del reperimento dell'assistenza dei telefoni cellulari criptati messi a disposizione dei membri dell'associazione.
Continuiamo ancora con la cronaca e con il bilancio di morti sulle strade calabresi che in questa estate 2023 continua ancora a crescere. Infatti di un morto ed un ferito il bilancio di un drammatico incidente avvenuto ieri sera sulla variante della statale 106 in località Canne nel comune di Roccella Ionica. Secondo quanto accertato è una l'auto coinvolta, si tratta di una Porsche Coupé perché per cause in corso di accertamento è finita fuori strada in una scarpata incendiandosi. A bordo due persone, di cui una è stata sbalzata dalla vettura rimanendo ferita in modo grave. Nulla da fare invece per la seconda persona che, coinvolta dalle fiamme, è riuscita ad abbandonare l'auto ma è deceduta dopo pochi metri. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione del rogo e alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Distrutti da un vasto incendio anche 5 mezzi di un'azienda specializzata nella distribuzione dei prodotti di pasticceria e gelateria. E quanto è avvenuto questa notte a Corigliano Scalo? Le fiamme, con ogni probabilità di origine dolosa, sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano giunte sul posto, presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso. Avviate le attività di indagine da parte dei militari del reparto territoriale coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. L'incendio di questa notte è infatti solo l'ennesimo avvenuto sul territorio nel corso degli ultimi anni. Giù le mani dall'ospedale di Paola. Con questo slogan il Comitato Popolare per la Difesa del Diritto alla Salute ha inscenato questa mattina un sit-in di protesta nel piazzale della Regione a Catanzaro per manifestare contro il piano di riordino della rete ospedaliera predisposto dal commissario Roberto Chiuto, che a dire del comitato prevede un ridimensionamento ed un depotenziamento dell'ospedale San Francesco di Paola. Ascoltiamo. Siamo qui perché da mesi ormai stiamo protestando contro il trasferimento del reparto di chirurgia dall'ospedale di Paola all'ospedale di Cetrano, ma più in generale nell'Alto Tirreno Cosentino, dove già insistono cliniche private sovvenzionate con soldi pubblici e che quindi che hanno il reparto di chirurgia. Questo spostamento lede il diritto alla salute di una fascia di popolazione, 92.000 abitanti, quindi noi crediamo che sia necessario rivedere il piano. Chiediamo un incontro al Presidente della Giunta regionale affinché riveda il piano di riordino della rete ospedaliera, ma soprattutto riveda la sua posizione. Tutela della salute, carissimo Presidente. E poi vi voglio riferire altre due cose. Personalmente io ho visto tantissime persone passare su quei lettini della sala operatoria di Paola, carissimo Presidente. Lei lo sa benissimo che è un politrauma della strada. Può avere delle complicanze anche durante il momento di degenza. Lei non può fare una scelta così scellerata, lasciando a Paola l'ortopedia e portando a Cetrano la chirurgia. Lei lo sa benissimo, carissimo Presidente, che una milze si può rompere anche durante un intervento che sta facendo l'ortopedia. E io ne ho viste tante, carissimo Presidente. L'amministrazione provinciale di Crotone, in occasione del 31esimo anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino e degli uomini e delle donne della sua scorta morti nella strage di Via D'Amelio, ha organizzato un evento commemorativo presso la sede istituzionale dell'amministrazione, dove gli studenti sono stati i protagonisti. Vediamo. Cultura del bello e della legalità, cultura intesa come strumento fondamentale che concorre alla formazione dell'individuo non solo sul piano intellettuale ma soprattutto morale, in quanto garantisce l'acquisizione della consapevolezza del ruolo che ad ognuno compete nella società. Muove da questo assunto il progetto Giovani, promotori della cultura antica e moderna, che ha visto in prima linea l'amministrazione provinciale di Crotone. Nella ricorrenza del 31esimo anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino e degli uomini e delle donne della sua scorta morti nella strage di Via D'Amelio, l'ente guidato da Sergio Ferrari ha organizzato un evento commemorativo nel corso del quale
I giovani studenti hanno potuto rivivere la storia di un grande uomo e degli uomini e delle donne della sua scorta che lo hanno sempre accompagnato. Oggi ricorre il 31° anniversario della strage di Via D'Amelio e noi abbiamo il dovere come istituzione di non solo non dimenticare ma di commemorare e soprattutto trasferire ai giovani, alle nuove generazioni alcuni concetti che sono alla base del nostro agire quotidiano, ovvero il giudice Borsellino ha sempre operato nella direzione di guardare con particolare attenzione ai giovani e attraverso loro diffondere la cultura del bello, la cultura della legalità. Noi come provincia proviamo con tutto il rispetto ad agire nello stesso solco, siamo stati l'unica provincia del sud Italia ad essere stati ammessi a finanziamento dalla UPI, dall'Unione Provincia d'Italia, su un progetto a favore dei giovani e con loro abbiamo lavorato, con le scuole secondarie di secondo grado del nostro territorio e abbiamo iniziato l'anno scorso intitolando il patio del Palazzo Provinciale, cosiddetto patio della legalità, al giudice Borsellino. Quest'anno, proprio nell'ambito del progetto Province Giovani, presentiamo, grazie al lavoro straordinario dei ragazzi delle scuole secondarie, un murales proprio dedicato alla cultura del bello e alla cultura della legalità. L'ex governatore ed ex sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Scopelliti a Mendicino per presentare il suo libro Io sono libero. L'ex governatore chiude alla politica, sarei un pesce fuor d'acqua, troppe cose sono cambiate, poi afferma, senza condanna forse sarei un ministro. Senza condanna forse sarei ministro, parola di Giuseppe Scopelliti, già sindaco di Reggio Calabria e presidente della regione, in tour per presentare il suo libro Io sono libero. L'ex governatore si ferma a Mendicino in provincia di Cosenza, riabbraccia vecchi amici di partito e due assessori che lo hanno accompagnato nella sua esperienza alla guida della regione Calabria. Apre lo scrigno dei ricordi dopo aver finito di scontare la condanna a 4 anni e 7 mesi per il reato di falso ideologico relativa ad alcune vicende accadute tra il 2008 e il 2009, quando era sindaco di Reggio Calabria. Perché la libertà appartiene agli uomini, non a tutti però, e si può essere anche liberi anche se magari ci possono essere delle barriere, delle limitazioni, delle inferriate, se ci sono tra virgolette delle catene, non ha importanza. Un uomo può essere libero anche nel momento in cui vive un'esperienza come quella della reclusione. Il libro diventa lo strumento per mostrare forza e coraggio avuti nell'affrontare un periodo evidentemente complesso e complicato, una vita scivolata via dopo aver bruciato le tappe in politica. Già, la politica, maledetta passione di Scopelliti, che giura di aver messo da parte qualsiasi proposito di candidatura o ritorno in campo. No, la politica appartiene al passato, ormai bisogna avere consapevolezza di questo. È cambiata la politica, ci sono stagioni ormai, si vive una stagione diversa. Io credo che sarei una persona, un pesce fuor d'acqua da questo contesto politico. Ho grande rispetto per quelli che oggi fanno politica e soprattutto fanno politica a livello territoriale. Ma cosa avrebbe fatto e dove sarebbe oggi Giuseppe Scopelliti senza una condanna? Qualcuno dice che oggi Scopelliti sarebbe un ministro della Repubblica, lo hanno scritto in tanti vostri colleghi, alcuni vostri colleghi hanno scritto questo. Penso di dire, di poter sostenere che forse quello poteva essere una collocazione ai tempi d'oggi, nell'attualità. Comunque, era sicuramente Scopelliti una figura importante dello scenario politico calabrese di primo piano. Cambiamo decisamente argomento, è arrivata nel porto di Reggio Calabria la nave Cassiopea della Marina Militare con a bordo 500 migranti provenienti dall'hotspot di Lampedusa. Ad accoglierli nel porto reggino il consueto dispiegamento di forze e la macchina dei soccorsi in cui spicca il ruolo della Caritas diocesana. Un'emergenza continua e un lavoro senza sosta al porto di Reggio Calabria. Questa mattina sono arrivati altri 500 migranti provenienti dall'hotspot di Lampedusa. Un impegno quello di svolgere le attività di prima accoglienza che vede in prima linea tanti volontari, tra questi quelli della Caritas diocesana che per il coordinamento sbarchi sono guidati da Bruna Mangiola.
Un impegno che si esplicita anche attraverso l'Help Center per l'aiuto ai poveri e ai senza dimora della città. Ai nostri microfoni il racconto per lo sdegno delle tragedie in mare che colpiscono chi scappa da fame e guerre e delle vite spezzate di innocenti, come quella del bimbo di appena 4 anni arrivato morto a Reggio lo scorso 13 luglio. Ogni sbarco è un'emozione diversa. Perché quando arrivano si sa mai che cosa arriva, come arrivano, in che condizione arrivano le persone. Quello che accomuna tutte è la disperazione delle persone che arrivano, ecco. Questo è quello che accomuna tutti, proprio il dolore che provano, fisico e morale. Loro arrivano veramente con un bagaglio carico di dolore e di tristezze. Ormai non ci facciamo più caso e questa è una cosa molto molto triste, perché parliamo veramente di tutto, si parla di altre, di sciocchezze, dei governi che fanno questo, fanno, però non si parla, e sono arrivati questi bambini, sono morti questi bimbi, non se ne è parlato, nessun telegiornale ha detto nulla. Quindi questo che cosa vuol dire? Che ormai non ci interessa, non è più la novità, e questa è veramente una cosa che fa male al cuore. E dico sempre, noi dobbiamo essere la pietra d'inciampo, coscienza critica, come devo dire, e noi che siamo i volontari dobbiamo cominciare ad alzare la voce e a dire basta. E sono sempre di più i nuovi poveri che si rivolgono ai centri della Caritas sul territorio regionale. Oltre la metà sono donne e disoccupati, per una povertà che in Calabria purtroppo tende ad avanzare. Sempre più famiglie in Calabria sono scivolate sotto la soglia minima della sussistenza nell'ultimo anno, a cui si sommano giovani stranieri in transito in cerca di aiuto, genitori fragili e single, persone che hanno alimentato quella popolazione di invisibili che, soprattutto al sud, vive in una condizione di marginalità. Un vero e proprio esercito di nuovi poveri generato dalla striscia di crisi economiche che si sono succedute negli ultimi anni. Per ultima quella collegata all'emergenza pandemica, che ancora fa sentire i suoi effetti letali sulle fasce più deboli nel Mezzogiorno più che altrove. E l'ultimo rapporto alla povertà in Italia, redatto dalla rete Caritas e diffuso nei giorni scorsi, descrive il peggioramento del quadro socio-economico delle famiglie italiane e del Mezzogiorno in particolare. Stando al report, a pesare il livello di studi conseguiti, così emerge che il 67,7% di chi ha bussato le strutture della Caritas in Calabria è costituito da persone che sono in possesso al massimo della licenza media. E sono più le donne calabresi a ricorrere ai servizi assistenziali offerti dalla rete Caritas, il 52,6% contro il 47,4% degli uomini. Inoltre, dalla lettura dei dati contenuti nel rapporto, risulta che sono più gli stranieri che gli italiani a chiedere aiuto. E se oltre 4 persone su 10 assistiti dalla Caritas è senza un lavoro, la povertà colpisce anche quel 16,3% di occupati, così come l'8,2% di pensionati che fanno la fila per ottenere generi di prima necessità da parte delle strutture parrocchiali. Oltre 9 su 10 ha un domicilio dove dormire, ma non può permettersi beni e servizi. Ma il dato più drammatico che emerge dal rapporto è rappresentato dal numero dei nuovi poveri riscontrato dalla Caritas. Oltre la metà di chi si è rivolto ai centri parrocchiali lo ha fatto nel corso dell'anno per la prima volta. In Italia quel dato si ferma al 45,3%. Proseguono nell'area metropolitana della città di Reggio Calabria gli appuntamenti itineranti della rassegna Stelle d'Estate 2023 Planetarium Pitagoras, promossi d'intesa con la città metropolitana. Dopo l'avvio lo scorso 21 giugno, in questo mese di luglio gli incontri stanno proseguendo con un fitto calendario che sta riscuotendo un buon successo di pubblico e di interesse. Ce ne parla il consigliere delegato alla cultura, Filippo Quartuccio. Il Planetario Pitagoras della città metropolitana di Reggio Calabria ogni anno impreziosisce il nostro territorio metropolitano con la grande professionalità della responsabile, la professoressa Misiano, e degli operatori di Marica, di Rosario e di Carmelo, che incessantemente lavorano per produrre cultura scientifica, ma soprattutto per creare occasioni di socializzazione anche tra le comunità. Siamo soddisfatti del lavoro del Planetario perché è riuscito anche quest'anno, assieme alla città metropolitana,
metropolitana, assieme alla Società Astronomica Italiana e a tantissime altre realtà anche associative dei territori, a realizzare un programma di eventi distribuito geograficamente su tutta l'area metropolitana e non solo, ma soprattutto è riuscito a creare quelle condizioni di sinergia, quelle condizioni di socialità, quelle condizioni di unione tra i genitori, i ragazzi, le comunità, gli amministratori, che sono quegli elementi di cui ha bisogno il nostro territorio. Ecco, il nostro lavoro è teso proprio a portare avanti questo grande progetto di comunione di intenti tra tutti. E per il momento è tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, vi lascio ai programmi dell'altro Corriere TV, buon proseguimento.